Vi ringrazio dell'affetto, vi ringrazio anche dell'occasione che mi date per queste conferenze. E in realtà fate sì che io possa realizzare un sogno che avevo da anni, cioè insomma, di approfondire, di studiare, di divulgare l'arte del grande re canatese. E questa sera ci provo con un tema che è la naturale continuazione del tema della settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo parlato di leopardi e la religione, e questa sera parleremo di leopardi e Dio. Nella precedente conferenza ancora avevamo parlato di leopardi e la natura. In realtà tutti questi temi, come vedrete questa sera, sono intimamente legati, però volendo stare sull'argomento, vi parlerò proprio questa sera specificatamente e approfonditamente del rapporto di leopardi con Dio e di tutto quello che circonda questo argomento così grande, così importante, che in un modo o nell'altro riguarda la nostra storia, la nostra persona e la nostra civiltà e chi più ne ha più ne metta. Adesso aspetto che le slide vadano avanti, che come al solito c'è sempre qualche problema di avanzamento. Un secondo. Ecco fatto. Allora, molto, molto importante per il tema che dobbiamo trattare questa sera è l'aspetto educativo del grande re canatese, il Leopardi, conte primogenito di casa Leopardi, appunto, è educato secondo famiglia al cristianesimo, al cattolicesimo per la precisione. Siamo alla fine del Settecento quando lui nasce, l'Italia è divisa in tanti stati, Leopardi e famiglia sono sudditi dello Stato Pontificio, quindi di uno Stato confessionale. Il monarca dello Stato Pontificio è il Papa, giusto? Siamo prima dell'Unità d'Italia. Per cui naturalmente chi è nobile in uno Stato di tal fatta, gioco forza un rapporto ancora più stretto con la religione cattolica e con la confessione cattolica, la fede cattolica. Però, come vedete dal titolo, io ho scritto tra educazione cattolica e mancanza di fede. E questa naturalmente è una constatazione personale, lo sapete che io non tratto leopardi da specialista, ma da lettore, insomma, diciamo, faccio quello che posso. Dall'analisi dei testi che adesso vedrete, io devo desumere una precocissima mancanza di fede, mi viene da dire, da parte di tutti, da parte di tutta la società. Ora vi farò capire lentamente di cosa voglio parlare. Trattiamo innanzitutto il tema dell'educazione cattolica. Come sapete dalle mie precedenti conferenze, se mi avete seguito in precedenza, io uso le immagini e quindi questa settimana ho fatto una grandissima fatica, ve lo confesso, a trovare l'immagine giusta che contenesse molte delle cose che vi voglio dire in un sol colpo d'occhio. Allora, a un certo punto la memoria mi ha soccorso nel Museo Civico della città di Recanati, è ospitata questa opera che vedete nel centro, un grande capolavoro di un grande pittore, Lorenzo Lotto, che forse non ha la fama che merita perché naturalmente è vivendo. Vedete questa opera 1534, insomma, è un contemporaneo di Michelangelo, per capirci. Naturalmente questo Lotto ha una concorrenza spietata, però da quest'opera che vi faccio vedere in ingrandimento potete notare, insomma, la squisitezza dei particolari. Però
Questa non è una conferenza di storia dell'arte che pur mi piacerebbe fare in qualche forma, è una conferenza di letteratura e anche un po' di filosofia. Guardiamo l'immagine, è un'annunciazione. E in questa annunciazione abbiamo l'arrivo dell'angelo annunciante che topicamente tiene in mano il giglio, perché il giglio è simbolo di purezza, per cui abbiamo la Vergine Maria. Vedete questo particolare che sembra del tutto incongruente, quello del gatto che scappa. In realtà è una sorta di cinema in pittura. Sapete bene che il gatto per scappare fa un gesto fulmineo, quindi il gatto che fugge ci dice della velocità della scena. Guardate anche i drappi del nostro angelo annunciante, dell'arcangelo Gabriele, come sono ondeggianti, quindi ci dice che è appena arrivato nella stanza chiusa di Maria, appena arrivato e fa scappare il gatto, come vedete. Altri pittori, non Lorenzo Lotto, ma molti, mettono anche le pagine del libro che Maria sta leggendo che svolazzano, quindi per esempio che si girano. E poi naturalmente Maria che fa un gesto di pudicizia. Questa scena, e poi ovviamente Dio Padre che supervede la scena, va da sé, perché è la scena dell'Annunciazione. Quindi anche dell'incarnazione. Perché ci interessa questa opera rispetto a Leopardi? Beh, a causa di vari particolari. Innanzitutto la presenza benevola di Dio Padre, ok? Che manda, possiamo dire, lo Spirito Santo, l'arrivo dell'angelo, il gatto che fugge, il gatto in questo caso è simbolo del demonio. Che fugge ovviamente perché quello che abbiamo perso con Eva a causa del peccato originale lo riguadagniamo con Maria, perché Maria sta per dire sì alla chiamata che l'angelo le sta per fare. E quindi a causa di questo sì che Maria sta per dire, sì all'incarnazione, accada di me secondo la tua parola, il demonio fugge. Ok? Quindi non è a caso il gatto. Il gatto è colto nell'atto di scappare per dare l'idea della velocità, ma la presenza di questo animale specifico nella scena è un simbolo. Naturalmente c'è anche il libro, ve l'ho già accennato, in questo caso il libro con le pagine ferme. Perché c'è il libro? Perché Maria, ci si immaginano tutti i pittori, stava leggendo le profezie che riguardavano l'incarnazione, per esempio la profezia di Isaia, giusto per dirvi un testo possibile, e mentre Maria sta leggendo la profezia senza sapere che quella profezia riguarda lei, ecco che arriva l'angelo. Per cui vedete che la nostra scena di Lorenzo Lotto, che è un pittore molto religioso, molto cattolico, ha un bel concentrato di aspetti della religione cattolica. La presenza di una delle persone della Trinità, l'annuncio dell'angelo, il demonio che fugge, le profezie bibliche che vengono realizzate nel momento in cui Maria, appunto, le legge e poi ascolta le parole dell'angelo, e poi questo bellissimo gesto di Maria, come vi dicevo, lo possiamo interpretare come un gesto di pudicizia. Lei, in questa scena, se leggete i Vangeli, dice: com'è possibile l'incarnazione? Io non conosco uomo. E quindi com'è abbigliata, così il modo con cui Maria si atteggia, il fatto stesso che sia in una stanza. Vi faccio notare l'ambiente della stanza da letto, perché significa incarnazione, perché nella camera da letto avvengono i concepimenti. Quindi vedete Lorenzo Lotto, opera che Leopardi poteva vedere. Ma come questa, tante altre che dicono più o meno la stessa cosa, ha un bel concentrato di contenuti cattolici. Vi ho messo accanto a Lorenzo Lotto i genitori di Leopardi.
Ve li ho messi nell'interpretazione degli attori del film che spero tutti abbiate visto. La madre e il padre, bei personaggi dal punto di vista della fede cattolica, perché per esempio lei veramente molto austera sotto tanti punti di vista, lui rispettoso dello status quo, della situazione politica, del Papa come monarca e capace di dubitare delle scienze moderne. Vi dico solo che Monaldo credeva ancora che la Terra fosse al centro dell'universo e che Copernico fosse poco meno che un eretico. Okay? Questo era il padre di Leopardi, questa è la madre di Leopardi. Inevitabile che il nostro Giacomo abbia avuto un'educazione cattolica, però come vi spiego, doveva, ora vi spiegherò meglio, doveva girare ben poca fede dalle parti di Leopardi. Per introdurvi bene questo argomento, devo passare come al solito al vocabolario, perché mi sono reso conto che tratterò delle parole un po' difficili che magari non tutti voi conoscete. Allora, che cosa sia Dio? Su per giù, nelle sue rappresentazioni, sono sicuro che lo sapete già. Io ve li ho messi, vi ho messo i significati principali della parola Dio col D minuscolo e il D maiuscolo. Sono sicuro che ci intendiamo bene. C'è anche l'aggettivo Dio, che in realtà è divo, oggi noi diremo divo. Che vuol dire divino e luminoso, però in questo caso devo essere sincero, la parola difficile che mi interessa di più è questa qua, iperuranio. Dal greco iperuranios, composto da iper, sopra, e uranios, celeste. Quindi iperuranio è ciò che sta sopra i cieli. Oibò, che cos'è l'iperuranio? L'iperuranio è il cosiddetto luogo delle idee, secondo Platone, cioè quel luogo situato sopra le stelle fisse o comunque in un luogo remoto rispetto alla Terra, dove ci sono le idee. Idea è una parola greca che oggi noi usiamo comunemente, che tutti sapete che cosa significa. Platone pensava che le idee fossero i modelli perfetti delle cose reali, cioè per il mondo girano le donne belle. Nell'iperuranio c'era la bellezza con la B maiuscola, quell'idea perfetta di cui le donne belle del mondo non sono che una copia, più vicina o meno vicina all'originale, ma comunque sempre una copia. Quindi l'iperuranio è in pratica il luogo delle idee per Platone, il luogo delle realtà assolute, il luogo da cui sono state tratte le copie che poi abbiamo nella vita di tutti i giorni. Ci interessa il concetto di iperuranio perché i cristiani prendono Platone e lo cristianizzano. Platone naturalmente vive molto prima del cristianesimo. Chi arriva dopo rimane affascinato dal pensiero di Platone e crede che il mondo delle idee non sia nient'altro che il paradiso, il luogo dove risiede Dio Padre. E quindi i filosofi, i teologi, tutti praticamente identificavano l'iperuranio col paradiso celeste. Ok? Quindi il fatto che Platone avesse parlato di questo luogo faceva sì che Platone fosse un filosofo studiatissimo, cioè mi viene in mente il neoplatonismo, quindi Sant'Agostino, ma giusto per farvi un nome di teologo grandissimo che si ispira ai concetti di Platone. Bene, anche il nostro Leopardi, naturalmente, che oltre ad aver avuto un'educazione cattolica, ha avuto anche una ferrea educazione teologica e filosofica, pensa che l'iperuranio in una qualche misura possa coincidere col luogo, con la sede immaginaria, immaginata di Dio Padre. Peccato che nello Zibaldone del 1821, cioè mentre scriveva L'infinito,
Ok. Leopardi, a 21 anni, quindi, si mette a ragionare, già lo aveva fatto, sulle idee platoniche e sul collegamento fra le idee platoniche e Dio. E questa cosa ci interessa molto per la nostra conferenza. Lui ha già parlato nello Zibaldone di questo tema, lo ha già trattato più o meno marginalmente. Io qui vi ho messo due pensieri che sono datati uno il 17 luglio e uno il 18 luglio. Grazie a questi pensieri si può dire che l'infinito della poesia di cui abbiamo parlato la settimana scorsa è un infinito con la I minuscola. È sbagliato cristianizzare l'infinito di quella poesia, perché contemporaneamente a quella poesia Leopardi ragiona nella maniera che ora vi leggo ai personi capi. L'idea innata universale, quindi tutto quello che sta nell'iperuranio di Platone, è figlia anch'essa della madre comune di tutte le idee, cioè dell'esperienza. Leopardi è tecnicamente un empirista, cioè dice anche le idee che secondo noi sono perfette nella nostra testa, che noi abbiamo sin dalla nascita, tecnicamente si chiamano idee innate, in realtà ci vengono più o meno bene dalle sensazioni. Sono le esperienze di tutti i giorni che ci fabbricano l'idea che ci sia una bellezza perfetta da qualche parte, ma noi in realtà non abbiamo altro che le donne belle. Poi, dalle donne belle, con la nostra mente, noi tiriamo fuori l'idea di bellezza che a noi sembra che stia da qualche parte, ma in realtà non è vero. Leopardi, a causa di questa sua conclusione riguardo alle sensazioni, dice che le cose stanno così perché così stanno e non perché debbano assolutamente stare. Cioè a noi ci tocca vivere in una realtà, ma non perché è la realtà necessaria che deve accadere per forza. È una realtà casuale. A noi capita questa, a qualcun altro ne capiterà un'altra. Questo è quello che Leopardi pensa a 21 anni, ok? E quindi se c'è una perfezione che abbia un fondamento, una ragione, una fonte anteriore all'esistenza del soggetto, insomma, bisognerebbe capire dov'è, se esiste. Infatti si dice dove esiste questa ragione, questa forma, in cosa consiste e come possiamo conoscere a saperla se ogni idea ci viene dalle sensazioni relative ai soli oggetti esistenti. Badate bene questo aggettivo relativo, per piacere tenetelo bello a mente. Leopardi non ci crede, non crede che esista un luogo di idee assolute. Secondo lui esistono solo le idee relative, quelle che ci sono nella nostra esperienza, nel nostro cuore. Tutto non è buono, bello, vero, cattivo, brutto, falso, se non relativamente, quindi in relazione a. E quindi la convenienza delle cose fra di loro è relativa. Io non riesco a trasmettervi forse l'emozione che questo passo mi causa, perché la parola convenienza io me la trovo negli autori che studio io, cioè quelli medievali, in continuazione. Le cose sono convenienti nel senso di adatte a, perché esiste qualche cosa di bello, buono in modo assoluto, e quindi tenendo a mente quello che c'è di bello e buono assoluto, allora si può anche parlare di convenienza, di decoro, di garbo, di bellezza adeguata, quindi anche di sconvenienza, quindi si può parlare di virtù, ma anche di peccato e così via. Cioè, se mi cade la convenienza, io, per gli autori medievali che studio io sono fritto. La convenienza si appoggia principalmente sul fatto che esiste un Dio. Bene? Perché se invece un Dio non esiste, esiste una convenienza solo relativa, cioè tutto è relativo, cioè in relazione a qualche cosa che è nella nostra esperienza. Leopardi il giorno dopo si vede che ci ha pensato su tutto il giorno e scrive in modo lapidario, insomma, cioè se le idee platoniche non esistono, il principio delle cose e di Dio stesso è il nulla.
giacché ne sono cose assolutamente necessarie, non è alcuna ragione perché ella non possa essere, eccetera, eccetera. Leggetevi il resto. Se è vero che noi non possiamo conoscere le realtà ultime, allora il principio delle cose è il nulla, cioè no, non è. Noi ci siamo per un caso. Signori, questo pensiero Leopardi lo formula nel 1821, scusate, mi accorgo di aver sbagliato i conti, non a 21 anni, nel 1821. Quindi comunque in modo molto precoce, mi accorgo anche di aver sbagliato la data dell'infinito. L'infinito è scritto nel 1819, quando Leopardi ha 19, ha 21 anni, e questi pensieri Leopardi li scrive quando Leopardi ha 23 anni. Scusate il piccolo lapsus. Comunque in ogni caso nello stesso intorno di tempo. E poi conclude, distrutte le forme platoniche preesistenti alle cose, distrutto è Dio. Insomma, vi ho messo un bel divieto d'accesso. Se io concludo da filosofo che le idee platoniche non esistono, anche il Dio cristiano non esiste. Queste sono le convinzioni di Leopardi a quell'età. Come fa Leopardi a dire queste cose? Fa fatica per vari motivi. Lui si sente che deve dirle, deve, perché lui, onesto, onesto intellettualmente, lui deve trovare una maniera di esprimere queste cose. Deve. Però lui chiaramente ha due vincoli, non potere e non volere. Non potere perché naturalmente se pubblica certe cose nella maniera in cui le ha pensate, verrà censurato. Ma c'è anche non solo la censura, c'è anche l'autocensura. Lui ha un freno interiore che è dato dalla sua educazione cattolica, per cui certe cose non le vuole dire, non le vuole dire in una certa forma, non le vuole dire proprio. Dobbiamo tenere presente che Leopardi si muove fra censura e autocensura. Certe cose che magari ha pensato non le vuole pubblicare. Magari perché non è convinto o perché spera che non siano vere. A volte si sente questo freno morale in Leopardi. Certamente, secondo me, il più grande vincolo che lui ha è il non potere, perché lui vive in uno stato confessionale. Poi, insomma, ci sono anche questi signori qua che lo guardano a vista. Lui vuole affermarsi come poeta, vuole iniziare a pubblicare. Se già a 23 anni, nel 1821, lui esprime ben chiari nel suo testo privato, che è lo Zibaldone, certi pensieri e li vuole dire, insomma, ci sono delle ragioni per cui non vuole e non può. Teniamo a mente non volere e non potere, ma teniamo a mente anche il devo. Perché Leopardi ha una spinta interiore enorme a dire la verità, in una qualche forma, ma lui la vuole dire. Allora, la cosa che mi sorprende è che mentre scrive il pensiero in cui conclude che se non esistono le idee platoniche, non esiste Dio, lui progetta degli inni sacri alle persone. All'entità della religione cattolica. Lui progetta vari inni per varie entità. Di questi inni ne pubblica uno solo. Ne pubblica uno solo. Pubblica solo l'inno ai patriarchi. Tenete a mente 1819, appunto, lui ha 21 anni, è l'anno dell'infinito. Ecco, mentre lui concepisce l'infinito, lui progetta anche questi inni. Lui pubblica quello che riguarda i patriarchi della Bibbia, in particolare parla di Abramo. Se voi avete voglia potete andarvelo a leggere. A me l'inno ai patriarchi non piace. Ha il pregio di essere pubblicato, ma devo essere sincero, non mi piace. Mi sono anche immaginato che molti di voi, non tutti, ma molti, troverebbero il protagonista dell'inno ai patriarchi, cioè Abramo,
forse un po' lontano. Quindi ho deciso di parlare di entità che sono più familiari per la religione cattolica, Cristo e la Madonna. Guardate come parla di Cristo. Tutto chiaro ti fu sin dall'Eterno quello che a soffrire avea questa infelice umanità. Ma lascia ora che io taggia per testimone singolare. Poi si mette a parlare di cosa vorrebbe scrivere nell'inno al Redentore, quindi a Cristo, vuole parlare di Giove, vuole parlare dell'antica età della religione pagana, cioè l'età dell'oro, eccola qua, scusate, l'età dell'oro è questa, in cui naturalmente sulla terra vigeva la perfezione, eravamo tutti felici, e poi vuole parlare della degenerazione dell'età dell'oro nell'età del ferro. Ok? Infatti ogni tanto qui la vediamo, lo vediamo questo tema pagano associato a Cristo. Quello che mi colpisce è che nell'età dell'oro la nostra gente, quindi il popolo umano, era molto meno trista di adesso e il suo dolore non conosceva e non conosceva il suo crudele fato. Tenete a mente anche fato, perché è una delle parole chiave della nostra conferenza. Ok, un'altra delle poche, fato, crudele fato. E caro Cristo, io penso che se tu sei diventato uomo, credo proprio che tu debba essere stato commosso del fatto che noi soffriamo così tanto. Perché tu, d'altronde, hai voluto una patria terrena, ti sei incarnato quando c'era l'impero romano e tu dovevi sapere che poi l'impero romano sarebbe stato distrutto e così via. Vedete? Io sono molto colpito da questo inno al Redentore, perché chiama Cristo a testimone della sofferenza umana. Io nel mio catechismo, nella mia educazione cattolica, ho imparato che la mia sofferenza in confronto a quella di Cristo è nulla, perché Cristo ha sofferto tanto da caricarsi sulle spalle tutto il peso dell'umana sofferenza e dei peccati dell'uomo. Questo è quello che io so dal catechismo che io ho studiato. Mi colpisce che Leopardi pensi di pubblicare un testo che inizia così, in cui Cristo viene chiamato a testimone dell'infelicità dell'uomo, cioè il contrario. Non c'è Cristo che soffre, io sono spettatore della sofferenza di Cristo, ma è Cristo che è spettatore della mia sofferenza. Io chiamo Cristo a testimone. Ecco un'altra parola chiave della conferenza, chiamare le divinità a testimoni dello stato umano. Francamente, io di fede cattolica in questo pezzettino qui io non ce ne vedo proprio, perché un dettame della fede cattolica è che Cristo soffre per noi, non siamo noi a soffrire, Cristo è testimone della nostra sofferenza. Questa cosa mi insegna tanto, perché se Leopardi pensava di pubblicare questa cosa qui, vuol dire che era accettabile rispetto alla fede, rispetto alla religione, rispetto alle credenze, rispetto al contesto storico. Se io fossi un leopardista, magari approfondirei questo aspetto. Per il momento ve lo butto lì e basta. E non è Cristo che soffre per noi, ma noi soffriamo per Cristo. Cioè noi chiamiamo Cristo a testimoni della nostra sofferenza. Tanto che c'è tutta questa mitologia dell'età dell'oro che a un certo punto è finita, che subentra l'età del ferro, da cui Giove e l'impero romano, che francamente con un inno al Redentore per noi non sembrerebbero centrare molto. Guardate quest'altra bozza, lui più o meno nello stesso periodo decide di continuare coi pensieri, un inno al creatore e al redentore, quindi a Dio padre o a Dio figlio, uno dei due. Ti consideriamo come il più intimo testimone delle nostre miserie. Guardate, il concetto torna un'altra volta, non è Cristo che soffre per noi, ma noi che soffriamo davanti a Cristo. Cristo è testimone delle nostre sofferenze. D'altronde tu hai sentito il dolore e l'infelicità dell'essere nostro, quindi tu di sofferenza umana ne capisci. Ti chiamo a testimone della nostra sofferenza.
Per cui, siccome tu ne capisci, ti chiedo pietà, pietà del nostro dolore, pietà della nostra umanità. E guardate questo pezzo, in questo pezzo c'è tutto Leopardi. Io vado di speranza in speranza tutto il giorno e mi scordo di te. Cioè sta dicendo a Dio o a Cristo, io sono così preso dalle mie speranze e dai miei dolori che io francamente vivo senza pensare a te, mi dimentico di te completamente. Verrà un tempo che io, non restandomi altra luce di speranza, altro stato a cui ricorrere, porrò la mia speranza nella morte e allora ricorrerò a te. Cioè, quando io mi ricorderò di Cristo e di Dio, nel momento in cui non ne potrò più, in buona sostanza. Io tutta la vita faccio a meno di Dio e di Cristo, mi ricordo di Dio e di Cristo solo quando soffro, perché chiamo Cristo a testimone della mia sofferenza e quando non ne potrò più, mi ricorderò di Dio e di Cristo, ricorrerò a te e quindi spererò che tu mi faccia morire, insomma. Come vedete qui di paradiso, io non ne vedo l'ombra. Un altro aspetto per cui Leopardi taglia con la spada il nodo gordiano è, insomma, il paradiso cristiano, io non ce lo vedo, devo essere sincero. Con la morte finisce tutto e chiamerò a testimone la divinità, chiederò alla divinità di avere pietà di me e quindi mi farà morire. Vediamo se con Maria va meglio. Appena appena, mi sembra. Maria, è vero che siamo tutti malvagi, ma non ne godiamo. Siamo tanto infelici. E quindi i nostri mali sono brevi e nulla, e però ci riescono lunghissimi e insopportabili. Per cui, Maria, tu che sei meglio di noi, abbi pietà. Ok? Ecco, nei confronti di Maria c'è qualcosa che somiglia a una fede. Maria è un personaggio almeno che non lo so, che dà un poco di consolazione appena appena. Cristo e Dio Padre proprio di consolazione non ne danno, al massimo hanno pietà e misericordia, ma non consolano, non ci vedo una fede in loro. In Maria appena appena. E grazie al personaggio femminile di Maria io posso passare alla canzone di Leopardi di cui vi parlerò più lungamente, che è Alla sua donna. Vi voglio leggere Alla sua donna, è del 1823, quindi siamo assolutamente in quegli anni lì, e lui nel 1824 la pubblica e fa una prefazione. Vediamo cosa dice in questa prefazione rispetto a questa donna di cui lui parla. La donna, l'innamorata dell'autore, una di quelle immagini, uno di quei fantasmi di bellezza e virtù celestiali ineffabili che ci occorrono spesso alla fantasia nel sonno o nella veglia, quando siamo poco più che fanciulli, e qualche volta nel sonno o in qualche alienazione di mente quando siamo giovani. Infine la donna che non si trova. Quindi la donna di cui nella poesia è la donna dei sogni, è la donna dell'immaginazione, è la donna dell'infanzia, è la donna che non si trova. L'autore però, anche se questa donna non si trova, la cerca. Lui non sa se questa donna sia nata o debba nascere, ma comunque lui la cerca nelle idee di Platone, oppure la cerca nei pianeti extrasolari, diremmo noi oggi, nei pianeti del Sistema Solare e nei pianeti al di fuori del nostro ambito, del nostro Sistema Solare. E Leopardi finisce con una nota di ironia. Se questa canzone si vorrà chiamare amorosa, sarà pur certo che questo tale amore non può né dare né patire gelosia, perché fuori dall'autore nessun amante di terreno vorrà fare l'amore col telescopio. Quindi, no, dimmi un secondo. Mauri, sì? Si sente una voce sottofondo, puoi silenziare per piacere? Dovrei avere l'audio, scusami, controlliamo.
Dicevo, Leopardi ha anche un colpo di autoironia, perché Leopardi è molto autoironico, anche se magari in queste mie conferenze non si è visto, è molto autoironico. Lui dice: io mi sono immaginato una donna che non può né dare né patire gelosia, perché a ben vedere io dovrei fare all'amore con questa donna col telescopio, perché io la cerco in luoghi che sono così al di là della portata umana, che insomma questa donna non può, può dare né patire gelosia. Questo fare all'amore col telescopio ci dà appunto questa nota buffa, che se noi leggiamo il testo della canzone quasi non notiamo, ma che c'è, che dobbiamo tenere presente. Leggiamo il testo della canzone, ora ve la leggo per intero e ve la commento. E sono emozionato perché certamente è uno dei testi di Leopardi che io più amo e più leggo, che più mi hanno accompagnato per tutto il corso della mia esistenza. Si intitola La sua donna, abbiamo detto. Cara beltà, che amore lunge mi ispiri, o nascondendo il viso, forse nel sonno il cuore ombra diva mi scuoti. O nei campi ove splenda più vago il giorno e di natura il riso. Forse tu l'innocente secol beasti, che dà loro il nome, or leven tra le genti anima voli? O te la sorte avara, che a noi t'asconde, agli avvenir prepara? Vi do un commento di questa prima strofa. Innanzitutto lui si rivolge alla donna chiamandola cara beltà. Quindi non è una donna, ma è la donna, non è una bellezza, ma è la bellezza. Dovrebbe essere l'idea platonica di bellezza. Quindi già il clima era rarefatto. Non mi sto rivolgendo a Silvia, Nerina, ad Aspasia, mi sto rivolgendo alla bellezza col B maiuscolo, all'idea platonica di bellezza. Bene, è un amore di lontano, mi ispiri lunge. E questo è un motivo medievale. Io sono innamorato di una donna che non ho neanche visto, che non so dove sta. E solo il sapere che questa donna potrebbe esistere mi ispira un amore di lontano. Amore lunge, mi ispiri. E come si fa a ispirare questo amore di lontano? In due modi. O nascondendo la faccia, il viso, il volto, a meno che non ti sogni. Quindi Leopardi dice: normalmente tu, cara beltà, hai il volto nascosto, a meno che tu non mi appari in sogno. Ok? Oppure, dove ti vedo, cara beltà, dove mi ispiri amore di lontano? Nella natura, o nei campi ove splenda più vago il giorno e di natura in riso. Questi due versi sono fra i più belli di tutta l'opera di Leopardi che riguardano la natura. O nei campi ove splenda più vago il giorno e di natura il riso, il sorriso. Bene, cara beltà, forse tu sei vissuta nell'età dell'oro, eccola qua, ve l'ho rimessa, quella lontana età mitica dove tutti gli uomini erano felici. Forse tu quindi voli come un'anima tra le genti, tu che sei vissuta in quella lontana età. Ecco, la beltà qui somiglia a una certa divinità che non vi sto a spiegare, che è la Vergine Astrea che ha abitato la terra fino all'ultimo momento. E lei, se tornerà, farà tornare l'età dell'oro sulla terra. Ne parlano i miti, ne parla Virgilio. Qui il nostro Leopardi parla della cara beltà nei termini di questa dea mitica, della Vergine Astrea. Quindi forse tu sei la Vergine Astrea che vuoli lieve tra la gente, oppure tu tornerai un giorno, la sorte avara che a noi t'asconde agli avvenir prepara. La Vergine Astrea era sulla terra, è stata scacciata dalla terra a causa dell'età del ferro, eccola qua, l'ho messa qua, ma forse un giorno tornerà. E quindi, cara beltà che io sogno, forse tu sei la Vergine Celeste che è stata un giorno sulla terra e che un giorno tornerà sulla terra? Bene, questa è la prima strofa.
io dico, per me è bellissima, se parafrasarla la rovino, perché cioè è bella leggerla così com'è, perché io la trovo sublime. Comunque, sono gusti. Viva mirarti o mai, nulla spene m'avanza. Sallor non forse. Allor che nudo e solo per nuovo calle a peregrina stanza, verrà lo spirito mio. Già sul novello aprir di mia giornata incerta e bruna, te, Beatrice, in questo arido suolo, io mi pensai. Ma non è cosa in terra che ti somiglia, e s'anco pari alcuna ti fossi al volto, agli atti, alla favella, saria così conforme assai men bella. Bene, io non credo di vederti mai mentre vivo, non ho speranze di vederti viva, cioè su questa terra come persona concreta, però forse io ti vedrò quando sarò in paradiso. Finalmente ci abbiamo il paradiso dei cristiani in Leopardi, sarebbe questa peregrina stanza, se allora non fosse, allora che nudo e solo per nuovo calle, quindi per una strada mai tentata, a peregrina stanza verrà lo spirito mio. Insomma, questa peregrina stanza, cioè il paradiso dei cattolici, secondo la poesia, è un po' come la nostra stanza virtuale. Insomma, quella dove siamo noi adesso, è un po' una stanza peregrina. Non ci staremmo se potessimo stare in una stanza diversa. Vedete che Leopardi ci mette peregrina. Però, chissà, forse fa balenare una sottospecie di fede nell'aldilà. Insomma, c'è un aldilà e io un giorno ci finirò. Certo, questo aldilà è una stanza peregrina, ecco. Meglio di niente, in questa stanza peregrina forse io vedrò la mia cara beltà. Insomma, giudicate voi come Leopardi parla degli aspetti della fede cattolica. Già qui Leopardi dice che lui la carabeltà se la sogna. Già sul novello aprile di mia giornata incerta e bruna, quindi quando albeggia, quando io sono nel dormiveglia, io ti ho immaginato Beatrice in questo arido suolo. Vedete bene che Beatrice somiglia a Beatrice, non è un caso. Io ti ho immaginato conduttrice in questo arido suolo. Quindi un riferimento alla Beatrice dantesca, alla donna che bea, alla donna che dà la felicità terrena, non ce lo possiamo togliere. D'altronde però non c'è cosa in terra che ti somiglia, e se ci fosse qualcosa che ti somiglia sarebbe con questa somiglianza, guardate la conformità, la convenienza di cui parlavamo prima, se ci fosse una donna vera sarebbe così conforme a te, molto meno bella di te. Leopardi rivolge la sua poesia alla donna che non esiste e dice: qualunque donna vera è molto meno bella di te. Andiamo avanti. Fra cotanto dolore, quanto all'umanità propose il fato. Io mi accorgo che posso andare a memoria, perché tanto la so a memoria. Fra cotanto dolore, quanto all'umanità propose il fato, se vera è quale il mio pensier ti pinge alcun t'amasse in terra, a lui pur fora questo viver beato. E ben chiaro si veggio, siccome ancora seguir lode e virtù, qual nei prim'anni l'amor tuo mi farebbe. Or non aggiunse il ciel nullo conforto ai nostri affanni, e teco la mortal vita saria simile a quella che nel cielo india. Cerco di andare breve, di non dilungarmi, però vedete tutti gli ingredienti del pensiero di Leopardi: il cotanto dolore, il fato. Ecco che una delle parole chiave della nostra conferenza per la prima volta torna. Guardate qua, avevamo il crudel fato, e il suo dolor non conosceva il suo crudel fato, perché nell'età dell'oro gli uomini il loro crudel fato non lo conoscevano. Quindi fra cotanto dolore quanto all'umanità propose il fato, se vera è quale il mio pensier ti pinge alcun t'amasse in terra, a lui pur fora questo viver beato.
Ecco, abbiamo una parola molto religiosa, no? Prima avevamo la Beatrice, adesso abbiamo il Beato, la Beatitudine. Peccato che non è una beatitudine celeste, ma è una beatitudine terrena, perché se qualcuno ti amasse in terra, così come io ti immagino, lui sarebbe beato sulla terra. La lettera è chiarissima. Non stiamo parlando di beatitudine celeste, ma di beatitudine terrena. Tu non esisti, non c'è nessuna donna che ti somiglia, ma se qualcuno ti amasse come io ti amo, questo qualcuno sarebbe beato in terra. Tenete a mente l'età dell'oro, che era l'età della beatitudine in terra, eccola qua. E vedo bene che se questo succedesse, facevo io quando ero ragazzo. Bene, il cielo non aggiunse nulla conforto ai nostri affanni. Vedete, il fato è una cosa, il cielo è un'altra. Per il momento sono due cose diverse. Il fato è quella condizione sfortunata dell'età del ferro, il cielo è quello che manda la condizione sfortunata che non consola per niente. Vedete, abbiamo il fato e abbiamo il cielo. D'altronde Cristo, Dio e anche la Madonna praticamente non sono di grande consolazione nella immaginazione di Leopardi. E con te, cara beltà, la vita mortale sarebbe simile a quella delle anime beate, simile a quella che nel cielo invia. Invia è una parola dantesca che poi è passata nella poesia. Inviare vuol dire essere simile agli dèi. Secondo Dante, gli dèi sono gli angeli, sono i beati, ma poi nella poesia è passata ad indicare gli dèi anche un po' paganeggianti. Quindi questo cielo è un po' paganeggiante, questo inviarsi mi somiglia tanto alle virtù eroiche e divine di cui parlava Aristotele, che quindi col cristianesimo non so se c'entrano. Penultima strofa. Per le valli, ove suona del faticoso agricoltore il canto, ed io segno e mi lagno del giovenile orror che m'abbandona, e per li poggi, ove io rimembro e piagno i perduti desiri e la perduta speme dei giorni miei, di te, pensando a palpitar, mi sveglio. E potessi io nel secol tetro, in quest'aerne fando, l'alta specie serbar, che dell'imago, poiché del verme tolto, assai m'appago. Per me questa strofa rasenta la sublimità. Cerco di spiegarvi perché. Nelle valli, che sono naturalmente le valli della vita, le valli di lacrime, mi viene a dire, per usare un riferimento religioso, no? Per le valli dove risuona del faticoso agricoltore il canto, e io mi seguo e mi lagno del giovenile errore è proprio Petrarca puro. Petrarca nell'inizio del canzoniere si duole del giovenile errore. Il giovenile errore è l'amore di Laura, per la sua amata. Per cui Leopardi, nella stessa poesia in cui celebra la donna che non esiste, si duole anche dell'amore verso le donne che esistono, il giovenile errore. E per li poggi, ove io ricordo e piango i perduti desiri, la perduta speme dei giorni miei, di te pensando a palpitarmi sveglio. Ecco, veramente qui questo è il vertice. Quando voi sognate la persona amata, diciamo poco prima che suoni la sveglia e siete in compagnia della persona amata, la sveglia suona e voi avete ancora in mente la persona amata e avete ancora il batticuore perché avete sognato la persona amata, eccolo qua, di te pensando a palpitarmi sveglio. Io non lo saprei dire meglio, non lo saprei dire meglio. E potesse io, nella situazione sfortunata che sono, nell'età del ferro che mi tocca vivere, conservare il ricordo del sogno, potessi io sognare per tutta la vita, poiché di questa immagine
poiché il vero mi è tolto, io mi appago al massimo. Potessi io sognare ad occhi aperti, ma non posso. Ma se potessi, io mi appagherei, perché dell'immagine del sogno, questa qua, quella che, a cui si pensa quando ci si sveglia, beh, di quell'immagine, se io potessi tenerla come cosa vera, io mi appagherei. Ecco, un'altra volta, la beatitudine in terra. Questa qua, ok? Quella dell'età dell'oro, quella in cui eravamo felici e non lo sapevamo. E veniamo all'ultima strofa. È inutile che legga. Se delle eterne idee l'una sei tu, cui di sensibil forma sdegni l'eterno senno ser vestita, e fra caduche spoglie provar gli affanni di funerea vita, o s'altra terra nei superni giri, fra mondi innumerabili t'accoglie, e più vaga del sol prossima stella ti raggia, e più benigno etere spiri, di qua dove sono gli anni infausti e brevi, questo, d'ignoto amante inno, ricevi. Allora, lui conclude, se tu sei una delle idee platoniche, eccola qua, le eterne idee, quindi che insomma sdegni di incarnarti perché sei talmente perfetta che tu sulla terra non ci vieni, oppure se sei una extraterrestre, se abiti i superni giri nei mondi innumerabili, quelli che già all'epoca di Leopardi ci si immaginava girare intorno alle stelle, e se c'è una stella più bella ancora del sole che ti illumina, e se tu respiri un'atmosfera più bella ancora di quella della terra, beh, da qui, dalla terra, brutta, cattiva, dove mi tocca vivere, da questa età del ferro, da questo mondo infame, ricevi questo inno da un ignoto amante. Questo, l'ignoto amante inno, ricevi. Bene, pregare l'amore di lontano alla sua donna, come l'ho intitolata. Questa è una preghiera. È una preghiera alla donna che non esiste, una preghiera alla donna che non si trova, ma è una preghiera. Giudicate voi cosa voglia dire pregare una cosa, una persona che sta in un luogo che non esiste o in un luogo che non si raggiungerà mai. Guardate voi, giudicate voi, ricordatevi di fare l'amore col telescopio. Fra mondi innumerabili t'accoglie, più vaga del sole, più benigno etere, il telescopio qua. Ok? Giudicate voi se c'è dell'ironia o non c'è. Io a volte ce la sento, a volte non ce la sento. A volte sento che il poeta mi stia prendendo sonoramente per i fondelli, perché io penso all'amore che non esiste oppure all'amore che esiste. Penso all'amato che vorrei o all'amato che ho, penso all'incarnazione che potrebbe esserci oppure penso a quella che c'è, penso a Cristo fatto uomo oppure penso a Cristo che in realtà era un uomo come noi. Cioè in questa poesia c'è tutto, c'è la fede, c'è la miscredenza. Per me una delle opere più perfette che siano mai state scritte, più belle, più intense, e sono veramente felice di poter parlare di questa poesia in una conferenza. Ma vado avanti perché il pensiero di Leopardi va avanti, non si ferma certo alla sua donna. Del dialogo della natura di un islandese vi ho già parlato, per cui ve lo accenno solo. Lui dice che la natura personificata con la N maiuscola è un'entità con cui si può parlare e lui gli rivolge una serie di domande, cioè perché ci hai fatto così sventurati, e lei gli dice, guarda caro islandese, che di te non me ne frega nulla. Se tu soffri o non soffri, a me non interessa minimamente. Io sono la creatrice, sono colei che crea e distrugge, a me della tua felicità e infelicità non me ne frega nulla. Se vi ricordate, in una precedente conferenza ve ne ho già parlato. Aggiungo un po' di carne al fuoco, perché di questo testo non vi ho parlato, che è veramente riassuntivo di tanti aspetti di questa conferenza.
Lui nel 1833 scrive la bozza di un inno, quindi simile a quegli altri, però la divinità a cui lui vuole scrivere un inno è apertamente una divinità negativa. È un'astrusa divinità dello zoroastrismo, che significa le tenebre, ed è equivalente a Satana. Questo certo Arimane. Voi vi starete chiedendo, Carneade, chi è costui? Cioè, ma perché Leopardi si mette a scrivere un'ode a una divinità sconosciuta, astrusa? Ricordatevi che Leopardi non può e non vuole essere esplicito. Non può perché incorrerebbe nella censura pontificia e di tutti gli altri stati dove si trova a vivere. E poi non vuole perché, usando una specie di prestanome, lui si vuole lasciare un piccolissimo, 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 piccolissimo spiraglio che le cose non stiano come la sua filosofia gli dice che stanno. Vediamo cosa dice a questo Arimane. Re delle cose, autore del mondo, arcana malvagità, sommo potere, somma intelligenza. Questo mi piace un sacco. Eterno dator dei mali. Vi ricordate l'età dell'oro in cui eravamo tutti felici ed è intervenuta una divinità cattiva che ci ha piazzato tutti quanti nell'età del ferro? Ecco qua, finalmente, gli diamo un nome, Arimane. Io non so se ti faccia felice, tu sei la divinità della produzione e della distruzione, circuito, eterno circuito di produzione e di distruzione, era la natura nel dialogo edito, il dialogo della natura dell'islandese. Qui Arimane è come la natura, la quale natura è come un bambino che fa subito il fatto, perché la natura crea, distrugge ed è completamente disinteressato di questo, dà noia, passione e dà anche amore, perché fra le varie cose che questo Arimane, secondo Leopardi, crea c'è anche l'amore. E poi c'è il pezzo che personalmente mi mette i brividi. Te, Arimane, con diversi nomi, il volgo, appella, fato, natura e Dio. Allora, sulla stessa riga, associato ad una divinità maligna, abbiamo la chiave di lettura. Leopardi parla della divinità maligna di cui nessuno conosce, perché è un altro nome per fato, natura e Dio. Signori, questo qui è il Dio della religione cristiana e cattolica. Il contesto non consente di sbagliare. Il Dio della religione cristiana e cattolica è la natura, quindi è lei, ok? È quella del dialogo della natura nell'islandese, ma è anche il fato. Vi ricordate che il fato l'abbiamo nominato in continuazione, cioè il destino che gli dèi di una qualche paganità ci hanno inflitto, non è che la natura e non è che è Dio. Leopardi, su questa riga, ha il coraggio di dire finalmente quello che pensa. Tu sei Arimane, cioè Dio della religione cattolica e cristiana. Tu sei una divinità maligna, cioè ci hai fatto per la sofferenza e te ne freghi altamente della nostra felicità e della nostra sofferenza. Io ho i brividi a leggere questa cosa, perché questa riga mette in causa la mia fede, molto poca in vero, la mia educazione cattolica piuttosto massiccia e tutto quello che amo e voglio, tutto quello che devo e tutto quello che posso. E anche Leopardi deve avere sentito un brivido a scrivere in una bozza questa riga, perché in questa riga le chiavi di lettura ci sono tutte. Dio cattolico e cristiano è uguale alla natura, è uguale al fato, è uguale a una divinità brutta, cattiva e maligna. Questa qui è una bozza inedita, per cui nella bozza inedita Leopardi si chiarisce le idee molto bene. Lo vedete voi, è scritto nero su bianco. Un pezzo ve lo risparmio, vado qui,
lui a un certo punto si mette in modo molto ironico a pregare la divinità maligna. Gli dice: Vivia rimane, trionfi e sempre trionferai, perché tu, Dio del male, tu hai posto nella vita una qualche apparenza di piacere. Mi vuoi rispondere, caro Arimane? Beh, Arimane nella forma della natura aveva risposto all'islandese. L'islandese gli aveva chiesto: perché ci hai fatto alla sofferenza? Perché ci hai fatto al piacere? Perché ci hai fatto all'infelicità? Perché ci hai fatto all'amore? L'ultima cosa è quella che interessa di più a Leopardi. Perché mi fai innamorare delle persone? Cara natura, caro Dio. Perché? La natura, Dio, gli risponde: perché? Beh, perché non lo so. Se lo faccio o non lo faccio, a me non interessa. Che tu ami o non ami, a me non importa. Io creo e distruggo e non mi interessa niente. Quindi, in buona sostanza, Leopardi si immagina che Arimane gli risponda e gli dica quello che la natura gli dice nel dialogo precedente. Però ricordatevi che la bozza da Arimane è inedita, per cui Leopardi può raggiungere un grado di esplicitezza maggiore rispetto a quello che edita, perché se lui avesse veramente editato l'inno ad Arimane, la censura l'avrebbe stroncato, okay? Avrebbe tolto dalla circolazione l'intero libro per una sola poesia di questo tipo. Leopardi, attenzione, non è satanico, anche se scrive ad Arimane. Vi spiego perché. Se si è satanisti, si ha in mente che c'è un Dio buono e c'è un Dio cattivo, che è Satana. Leopardi non è satanista, perché secondo Leopardi c'è un unico Dio, cioè non c'è Satana e il Dio buono. C'è un solo Dio e questo Dio è cattivo. È chiaro? Quindi Leopardi non è satanista. In questo caso Leopardi non è neanche ateo, perché si rivolge in continuazione al Dio creatore delle cose e gli rivolge delle domande. E nel caso del dialogo della natura dell'islandese pensa anche che gli risponda, vero? Bene, cosa dice Leopardi nell'inno ad Arimane? Eccoti, caro Arimane, ti chiamo testimonio del nostro patir. Vi ricordate che Gesù Cristo era chiamato testimone del nostro patire? La Madonna era chiamata testimone del nostro patire? A Gesù Cristo si chiedeva abbi pietà di me e alla Madonna si diceva abbi pietà di me? Ecco, tutte le figure nell'inno ad Arimane prendono posto. Lui però non ci tiene a dire: non avrai pianto da me, ben mille volte dal mio labbro il tuo nome maledetto sarà. Per cui Leopardi non è pessimista, non è satanista. Leopardi è materialista certamente, perché io penso che lui oltre alla morte non credeva ci fosse nulla, però bisognerebbe che lui lo dicesse in modo chiaro, non lo so, chissà. Potrebbe essere materialista. Certamente Leopardi non è ateo, perché lui per tutta la sua produzione si ingegna a parlare alla divinità in modi diversi e a dirgli quello che pensa a brutto muso alla divinità. Qui ad Arimane, che ricordiamoci è il Dio cattolico e cristiano, gli dice: io non ti prego, semmai ti maledico. Non mi rassegno, anche questo mi mette i brividi, ad Arimane dice: io non mi rassegno, io soffro come un cane, ma io non mi rassegno. Quindi se ti posso chiedere una grazia, e qui c'è l'ironia di Leopardi, che dobbiamo sempre tenere presente, lui ha tanti registri, ha il serio, ha l'ironico, ha il sublime, ha il disincantato, ha il leggero, è un grande autore che suona tante corde diverse. Se mai ti posso chiedere una grazia, caro Dio maligno, concedimi che io non passi 35 anni. Questa poesia è stata scritta nel 1833. Io sono stato vivendo il tuo maggiore predicatore, l'apostolo della tua religione. Anche qui Leopardi sembra quasi che prenda in giro il suo lettore, ammesso che pensasse ad un lettore.
per questa bozza, perché dice: io nelle mie poesie non ho fatto altro che predicare Dio, non ho fatto altro da quando ero ragazzo, non parlo altro che di Dio, di Dio, di Dio. Sono stato il tuo maggiore predicatore e l'apostolo della tua religione. Una ben strana religione, che non è la religione della conferenza precedente, perché quella era una religione della speranza, mi concedete. Sarà un'altra religione, di cui adesso vi spiego. Che cosa ti chiedo, caro Rimane? Ti chiedo la morte, non ti chiedo certo amore, che è solo a causa degna di vivere. Ecco, qui abbiamo una bella sterzata. Se nelle poesie precedenti lui e la divinità chiedeva l'amore, qui a un certo punto si rende conto che l'amore non glielo può dare Dio, glielo danno solo gli uomini. E se gli uomini non amano, non amano. L'amore, sola causa degna del vivere, è affare solo della libertà umana, esclusivamente. Non è che il Dio cattivo ti manda l'amore, perché se te lo mandasse te lo manderebbe di quelli che ti fanno morire e piangere. Ma l'amore, quello che ti fa, che ti dà motivo di vivere, l'amore ricambiato, l'amore per la donna o per l'uomo, secondo me, nel caso di Leopardi, che non esiste, ecco, questa è l'unica cosa degna di vivere e Arimane non gliela può dare. Perché quando Arimane dà l'amore, dà questo amore qua. Questa qui è una poesia molto breve in cui Leopardi tocca l'abisso della sua disperazione, perché non è vero che Leopardi non è disperato, anche se io nella precedente conferenza vi ho parlato della speranza di Leopardi, però Leopardi è anche un autore disperato. Ecco, forse questa poesia è la più disperata di tutti. Qualcuno gli ha detto no. Potrebbe essere Aspasia, la celebre Fanny Taggioni Tozzetti. Qualcuno, una minoranza, me compreso, pensa che sia Antonio Ranieri. Chiunque sia, è l'amore della vita che gli ha detto no. Quando l'amore della vita, che ha, ricordiamoci, ha a fare solo tra uomini, dice di no, Leopardi non può che pensare alla cattiva divinità, che gliene ha giocato un altro di tiro, cioè la cattiva divinità, non che gli ha mandato l'amore cattivo, ma che lo fa soffrire così. Come la chiama la divinità cattiva? Eccola qua, il fato che va disprezzato, il brutto potere che è nascosto impera come un danno. Questa qui è una poesia edita, quindi Leopardi l'ha potuta pubblicare. Vedete che lui ci mette le parole che è possibile pubblicare, cioè ci mette fato, ci mette brutto potere, però lui sta pensando a Dio, ok? Quindi al genere nostro Dio non donò che il morire, ormai disprezza te stesso, Leopardi sta parlando a se stesso, disprezza te stesso, la natura, il brutto potere che è nascosto impera al nostro danno e l'infinita vanità del tutto. Bam! Leopardi, quando è disperato, naturalmente è un abisso di disperazione, è inutile che ve lo dica. Questo è il Leopardi più famoso, più noto, è quello del pessimismo cosmico, ma lui, poverine, di poesie del pessimismo cosmico non ne ha scritte, non so, 20, ne ha scritte già questa e qualcos'altro, va bene? Quindi Leopardi, poeta disperato, sì, ogni tanto, quando gli va male, cioè quando l'amore della vita gli dice no, ok? Ricordatevi voi quando eravate adolescenti e il moroso e l'amorosa vi hanno detto di no. Vi ricordate come soffrivate come cani, ok? Poi diventando adulti si impara quella che un mio amico chiamerebbe ginnastica sentimentale. E quindi, insomma, si impara a soffrire di meno, a capire che nell'ordine delle cose. Ecco, Leopardi, sotto questo punto di vista, è un fanciullo. Pascoli ci vedeva bene il fanciullino di Leopardi, che quando l'amore della vita gli dice di no, soffre come se fosse la prima volta, sia per estrema sensibilità, sia perché questo amore doveva essere veramente molto grande.
ma concludo la mia conferenza, cioè la penultima slide, quindi vado verso la conclusione, con un passo sulla ginestra, che, come vi ho detto miliardi di volte, è la poesia riassuntiva del pensiero di Leopardi e lo è anche per il tema di cui trattiamo stasera. Quella che vi leggo è l'ultima strofa, lenta ginestra, quindi ginestra flessibile, che spargi la campagna di profumo, anche tu crudera, soccomberai presto alla possanza. La crudel possanza è il Vesuvio che erutta. Naturalmente il Vesuvio è la forma editabile di Dio brutto e cattivo. Ormai le chiavi di lettura ce le avete, però lui in una poesia che pubblica non può e non vuole, forse, ok, scrivere in modo esplicito quello che altrove invece scrive. C'è sempre la componente del non potere, però c'è anche la componente del non volere. E ora ve la faccio vedere, la componente del non volere. Un attimo, ci arrivo. Abbiamo la ginestra, che quindi è una meravigliosa creatura, ma anche lei morirà. E tu, ginestra, quando il vulcano ti ricoprirà di lava, tu piegherai non renitente il tuo capo innocente. Signori, anche qui siamo sulla sublimità assoluta. L'uso della lingua italiana con una intelligenza, non lo so io a chi paragonarla. Piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente. Sapete cosa vuol dire essere renitenti alla leva? Vuol dire non presentarsi alla chiamata dei soldati, giusto? Ecco, la nostra ginestra invece è non renitente, cioè lei si concede, viene chiamata dal fato crudele e lei risponde sì, ci sono, non sono renitente, ok? Quindi renitente vuol dire che non rispondo alla chiamata, che resisto alla chiamata, invece la flessibile ginestra chinerà il capo. Ma come lo china? Non lo china certo supplicando come certi cristiani. Il riferimento a Leopardi lo fa in altre opere dello stesso periodo. Quindi non è certo una che implora la grazia divina in modo piagnucoloso, quindi non lo fa certo supplicando. Vi ricordate nell'inno alla rimane? Ben mille volte il mio labbro, il tuo nome maledetto sarà. Io non mi rassegno, ecco, io, caro rimane, non ti supplico, ok? Io davanti a te sto con la testa alta, è come la ginestra, che piega il capo di fronte al vulcano, perché ovviamente il vulcano è più forte della povera ginestra, però nel momento in cui piega il capo non pubblica, non supplica, ma non è neanche eretta in modo superbo. Leopardi è molto umile da quello che sembra, anche nonostante quello che sembra, il suo titanismo è un titanismo che ha un aspetto di umiltà, perché lui potrebbe andare incontro al fato, come certi suoi personaggi in certe sue poesie, con un forsennato orgoglio. Invece la vita, alla fine della sua vita, gli ha insegnato che è bene essere come la ginestra, cioè andare incontro alla propria sorte con umiltà, cospargendosi il capo di cenere, per stando nella metafora vulcanica. Quindi vedete, il capo innocente, che ovviamente è il capo di Leopardi, verrà piegato alla morte non renitente. Lo vedete? Io rispondo alla chiamata, ci sono. Io davanti alla morte ci sono. Quindi il titanismo di Leopardi è un titanismo da cui noi tutti dobbiamo imparare in questo momento sfortunatissimo che ci troviamo a vivere, in cui potremmo piagnucolare e invece dobbiamo stare col collo alto, non eretti superbamente, ma dignitosamente, come la povera ginestra. E che cosa succede alla fine? Quindi siamo alla fine della poesia. E la sede e i natali non per voler ma per fortuna avesti. Quindi tu, ginestra, ti è toccata di vivere sul ciglio di un vulcano,
ma tu questo vulcano lo guardi non con superbia ma con umiltà. E come lo guardi più saggia. Ecco, lui dice, io che cosa imparo dalle mie sofferenze? Imparo a vivere meglio, imparo a essere più saggio, imparo l'umiltà, imparo la virtù, imparo a volere bene agli uomini. E aggiungo, vi faccio vedere anche perché, imparo a fregarmene del Dio cattivo e brutto. Ora vi faccio vedere perché. Ma tu, Ginestra, più saggia, ma tanto meno inferma dell'uomo, quindi tu, Ginestra, che sei solo un fiore, sei molto più intelligente di tanti uomini. Quanto, poi perché sei intelligente? Perché tu, le tue stirpi di pianta, non hai mai creduto immortali, fatte immortali o dal fato o da te. Ecco, la penultima parola della Ginestra è destinata a Dio. Il famoso fato che ormai abbiamo imparato a riconoscere, a decodificare, a guardare in faccia. Vede, la Ginestra è saggia perché non pensa che Dio l'abbia fatta immortale. Dio o le altre Ginestre. Ecco, Leopardi nell'ultimo passaggio in qualche modo impara cioè smette di rivolgersi, di inveire contro Dio e si mette semmai a parlare agli uomini. Voi uomini che vi credete immortali siete decisamente infermi, mentre invece la Ginestra che si crede mortale, poverina, lei è molto più intelligente di voi, è molto meno malata. Notate la parola infermo detto da un infermo, Leopardi. Ed ecco qui il fato e gli uomini che si credono immortali o che fanno sì che gli uomini si credano immortali. Vedete, in quest'ultimo verso, questo qui è l'ultimo verso della Ginestra, abbiamo ancora Dio, ma abbiamo l'uomo. A causa di Dio noi ci crediamo uomini, ma soprattutto a causa di noi stessi. Beh, cerchiamo di venire meno a questa convinzione, cari uomini, ok? Quindi Leopardi, sì, certo, si rivolge a Dio perché Dio ha instillare nell'uomo l'idea che lui sia immortale, però si rivolge anche agli uomini stessi, chiaro? E concludo. Concludo con questa slide, così, questo patchwork che mi sono inventato. Questa qui, ve la faccio vedere, è la Ginestra in versione edita. Leopardi mette un esergo, mette un versetto del Vangelo di Giovanni, e gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. Per cui nella sua famosissima poesia, penultima poesia, comunque la summa del suo pensiero, la Ginestra, lui mette un esergo tratto dal Vangelo. Anche io ci vedo ironia qui, perché dopo tutto quello che Leopardi ha capito e ha professato, prendere il Vangelo, e proprio questo passo del Vangelo, e gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce, beh, io ci sento dell'ironia, però ognuno ci veda quello che vuole. Forse una sopravvivenza della fede cattolica, che ogni tanto si vede poco, non lo so. Siccome non voglio chiudere le interpretazioni, le lascio a voi. In ogni caso, l'esergo della Ginestra è un passo del Vangelo. Quindi Leopardi, ricordiamoci, quando edita, non può e non vuole dire quello che pensa. Però deve, perché lui comunque, per il poco che gli resta, un libricino piccolo così, piccolo, perché in confronto alle opere di altri poeti questa è una scheggia, è poco, perché Leopardi ha pubblicato poco, ve l'ho spiegato mille volte, però né in una delle sue poesie edite, una così importante, ci mette un versetto del Vangelo. Che cosa vuol dire? Bah, chi lo sa. La mia conclusione, ma è solo la mia, perché ognuno poi tragga la propria, è che Leopardi è un apostolo,
no? L'apostolo di Arimane, l'apostolo di Dio, è un apostolo che non si rassegna, non si rassegna alla malvagità dell'uomo, perché continua a sperare nell'uomo. Vi ricordate la conferenza precedente? Speriamo, perché Leopardi si rivolge sempre all'uomo, spera sempre nell'uomo. Se nella religione tradizionale bisogna disperare dell'uomo e sperare in Dio, ecco, Leopardi fa splendidamente, qui io lo trovo un genio, il contrario. Lui dispera di Dio, perché Dio è cattivo, e spera in tutti voi. Ok? Quindi lui è un apostolo che non si rassegna, certamente. È inutile dirvi che la forma stessa del pensiero di Leopardi, per il periodo che è vissuto, per come la mette, è quella di un cristiano, non si discute. Cioè l'impalcatura del suo pensiero. A me sembra che lui prenda questa impalcatura, la svuoti e ci metta qualche cos'altro, ma a lui sicuramente farebbe piacere essere letto da persone che hanno una grande fede in Dio, ma anche una grande intelligenza e sensibilità. Siccome so che queste persone cristiane che leggono Leopardi ci sono, io le ho incontrate, ce le ho bene in mente. In ogni caso Leopardi può essere anche letto da un ateo convinto, può essere letto anche da uno che di religione non gli interessa niente. Leopardi, come vi ho detto, è un autore aperto. Certamente se c'è una cosa che Leopardi fa, come l'angelo dell'Annunciazione di Recanati, è scacciare le tenebre. Tutta la vita Leopardi non fa altro che scacciare le tenebre. È un po' rassegnato che gli uomini invece della luce vogliono le tenebre, però lui non si stancherà mai di portare la sua personale lucerna. E con ciò concludo e vi ringrazio dell'attenzione. Bravissimo! Grazie! Bravo. Perfetto! Bravo, bravo! Grazie! Grazie Ottavio. Grazie Ottavio. Bravissimo.